siamo al Ponte di Salle, vedete dietro di me questa bellissima struttura ingegneristica, bella, importante, ed è alta 104 metri. Oggi faremo una bellissima attività, un po' adrenalinica direi, ma con tutta sicurezza, è quella di gettarci dal ponte per circa 90 metri. Bene, ci andiamo a preparare, ci andiamo a imbracare con tutte le sicurezze possibili e faremo questo bel salto nella natura del Ponte di Salle. Salle è il ponte tra Caramanico, tra il paese di Caramanico, appunto Salle, e Bolognano. Andiamo a buttarci. Piccolo briefing prima del salto. Allora, abbiamo un imbrago superiore di sicurezza, anche se lo sentite un po' lasca, non vi preoccupate, perché comunque è secondario a quello che sono invece attività che farà le due cavigliere, dove verrà posto un elastico che è rapportato al vostro peso. Cominciamo a salire e qui sale un po' l'ansia, dove dobbiamo lavorare su noi stessi, sulla respirazione, respirare tanto, rilassarsi il più possibile. Saliamo sulle pedane, mettiamo le punte fuori in questo modo qui, sempre respirando, naso a buttare fuori, rilassandosi, alziamo le braccia, sguardo in alto, 3, 2, 1, jump. No, c'è questo qua. Siamo solo per tenerlo. Tu cosa fai? Ti metti in sicurezza. Bene. Questo è il cordino rosso che poi i ragazzi ti diranno di prendere per non stare troppo al testa lì in giù. Bene. Noi siamo pronti. Sì. Ok? Adesso. Bene, adesso io sono collegato con due cavigliere e l'elasticone che sta qua, che man mano che io andrò giù si dipanerà, si scioglierà e andremo giù. Siamo pronti per saltare. Fabio mi dirà quando siamo pronti e io vado. Arrivederci. 3, 2, 1... jump! Posso andare pure sul K2, bravo. Tutto è già accaduto e tutto riaccadrà. In Melanesia si fa dalla notte dei tempi. Propiziatorio per la fecondità, ma anche una sorta di prova di coraggio per i giovani guerrieri e cacciatori della tribù. Come on.
fare. Bellissima. Brava. Però. Ok, andata, andata. Perché facevo questo? La mia attività era rischiosa, stravagante, non remunerata, utopica. Scandalosa e strana per i ben pensanti. Non commerciale, non economica, perciò difficilmente comprensibile. Poi qualche anno dopo arrivò l'arrampicata sportiva con i suoi metri e i suoi cronometri. E poi il boulder. Veramente quest'ultimo largamente preceduto dal sassismo nato in Val di Mello, ma detto in inglese viene meglio. Attività queste più tranquillizzanti, rilassanti, comprensibili, con il risultato di essere più facilmente riducibili agli schemi e alle regole della società. L'alpinismo viola l'integrità e le sicurezze della società. Dà fastidio. Incide pericolosamente sulla stabilità del normale pensiero umano. L'alpinismo è in qualche modo rivoluzionario. In altre parole, la libertà fa paura. È in questo come l'amore. Dove la mente non sa che fare, è intontita, frastornata, la ragione non prevale, così come la volontà. E anche qui, come in amore, la libertà o la condivisione della libertà fa paura. Si dice che l'unico modo per aprire una porta è trovarla chiusa. Ciò vale nella vita, amore compreso. Dopo tanto peregrinare siamo finalmente approdati al boulder. Il boulder è una pratica, un'attività, un po' una costola dell'alpinismo. È un'attività a sé stante, soprattutto adesso, in questo periodo. Il boulder è nato in realtà molti anni fa, nella Val di Mello, nella Val di Susa, dove gli scalatori superavano questi grandi massi di granito, di calcare e provavano passaggi nuovi, movimenti diversi e poi finalmente si è approdata anche all'indoor e cioè al chiuso. Qui siamo in una palestra di arrampicata indoor, ma ne visiteremo anche altre e sapete comunque è nata alla fine degli anni 70. Io stesso a metà degli anni 70 mi costruì una sorta di palestra indoor boulder, chiamiamola boulder, al di sotto delle scalinate dello stadio a Chieti e sui muri della palestra dell'atletica di Chieti, e lì riuscimmo a fare qualcosa, insomma, non certo a questi livelli, non certo con questi belli appigli, con queste belle strutture. Ma il boulder è comunque, noi ci andavamo ad allenare soprattutto per fare poi le scalate, le grandi scalate in montagna. Adesso il boulder è diventato anche fine a se stesso, un po' come l'arrampicata sportiva. Ci sono dei boulderisti che fanno soltanto esclusivamente questo, o anche degli scalatori di arrampicata sportiva nelle falesie che fanno soltanto esclusivamente quello. È un po' cambiato un po' tutto, insomma. Resta il fatto che comunque c'è questo spirito di avventura, di provare nuovi gesti, di provare nuovi movimenti e comunque di ascendere, di salire, e anche questa è avventura. Bene, buona visione a tutti e divertitevi anche con il boulder. L'arrampicata sportiva è quella che facciamo nelle falesie di bassa quota, dove godiamo dell'ambiente naturale, è una cosa. Invece qui facciamo l'arrampicata sportiva indoor e abbiamo tre specialità: il boulder, speed e lead. Siamo ormai diventati tutti anglofoni e quindi parliamo ormai in inglese, però ecco, il boulder sono dei blocchi da risolvere con i materassoni sotto che ci proteggono per la caduta. Lo speed è una gara di velocità con un 15
anche 20 metri di altezza, e però protetti dalla corda. La stessa cosa è lead, però nel lead la gara è sulla difficoltà, sempre ovviamente con la corda dall'alto. Partiamo dal boulder. Il boulder è una specialità molto esplosiva, nel senso che le strutture, i blocchi sono molto strapiombanti e occorre una bella carica, diciamo, muscolare per poterli superare. Sono strutture che sono alte massimo 4 metri, perché ovviamente i materassoni che ci proteggono in basso possono così assorbire una caduta di 3-4 metri di più, comincia a essere un po' più problematico. Essi sono appunto da scalare senza corda e l'obiettivo è di raggiungere, di risolvere più che altro il maggior numero di problemi nel minor numero di tentativi, ovviamente anche con un limite temporale, 5 minuti. E sì, in questi 5 minuti gli scalatori possono fare vari tentativi per cercare di risolvere il problema. La seconda specialità è la velocità. Dicevo appunto che la velocità si fa con la corda, ovviamente dall'alto, e non con i materassi, perché se si cade si rimane appesi alla corda. La velocità, speed, prevede la scalata di una parete di 15 metri o anche di più nel minor tempo possibile. Vince chi è più veloce. La difficoltà, che è un'altra gara, lead, è la gara forse più classica, più tradizionale, e viene fatta con la corda dal basso, su pareti dai 15 ai 25 metri. L'obiettivo è raggiungere il punto più alto possibile del tracciato, anche in un tempo massimo di 6 minuti. Nelle gare la classifica è determinata dall'ultima presa raggiunta. Bene, questa è, tra l'altro, come ho detto anche prima, il boulder, il lead, la velocità servono anche ad alpinisti per aumentare la propria capacità, la propria sicurezza, sia sulla falesia di bassa quota, ma sia anche in alta montagna. Questa attività, oltretutto, è davvero importante per i ragazzi in età scolare,
perché stimola l'intelligenza neuromotoria, la propriocettività e la coordinazione nel periodo più delicato ed importante della loro crescita. Ecco, ci sono tanti stimoli, tante possibilità che ci danno queste arrampicate indoor e tanta possibilità per tutti coloro che amano la montagna e che amano fare soltanto per esempio il boulder, oppure soltanto fare la velocità, oppure soltanto fare la falesia, oppure soltanto fare alpinismo. Come vedete siamo in ottima compagnia, con me c'è Maurizio Blasioli e due splendidi animali, della notte fondamentalmente. Maurizio, come ti è venuta in mente questa passione, come è nato questo entusiasmo per questi animali? Giampiero, io amo tutta la natura, tutti gli animali, tutte le piante, questo bel mondo che abitiamo. Mi sono avvicinato alla falconeria ormai da più di 10 anni, ho scoperto il magico mondo dei rapaci notturni e sono rimasto talmente affascinato che ho intrapreso questa strada della falconeria moderna. Ho aperto una mia azienda, non a caso l'ho chiamata Guferia. Mi occupo di didattica, propongo attività di educazione ambientale nelle scuole e giornate di falconeria moderna in questo bel giardino ospiti del Reggio Tratturo a Manoppello. Bene, complimenti per questa attività e per questi bellissimi animali che ci stai facendo vedere. Dunque, tu hai sopra il braccio, sopra la mano, hai un gufo reale, vero? Sì, lei è Ade, è un gufo reale europeo, è una femmina, ha 3 anni e ormai mi accompagna in tutti gli eventi. È il rapace, il predatore notturno più grande che abbiamo in tutta l'Europa. E Ade è un autoctono, così come il Barbagianni che è con te, e quindi sono animali che sono presenti nel nostro territorio, sono animali che sono protetti e tutti questi animali sono ben visibili, gli anellini inamovibili, che vuol dire che provengono da allevamento, e non si possono prelevare animali dall'ambiente naturale, sia animali che piante sono un bene prezioso di tutti. Quindi dobbiamo rispettarli e se ci vogliamo avvicinare, se vogliamo saperne di più, Guferia a disposizione. Bene Maurizio, ma questa è una curiosità, questo è per esempio il tuo gufo che hai in braccio, qual è la sua preda preferita? Sì Giampiero, tutti i rapaci notturni prediligono principalmente roditori, ratti, topolini, tutti quegli animali che vivono di più di notte, magari tra il fogliame. Non è un caso che i rapaci notturni vengono definiti cacciatori passivi. Penso che abbia anche come prede qualcosa di più grosso dei ratti. Allora, il gufo reale europeo dagli studi va a predare tutto quello che trova nei pressi della parete che ha scelto come nido. Loro vivono nelle pareti, in montagna. Sia in alta quota, ma anche arrivano addirittura, ci sono degli avvistamenti nella nostra regione anche fino al mare, e quindi poi vanno a predare dalle lepri, ecco. Anche i piccoli di ungulati, le volpi, tutti quegli animali che trovano nella notte, il tasso. Il peso di questo animale qual è? Allora, Ade questa mattina stava a 3,5 kg. Ah, bene. E tutti questi animali vanno pesati spesso. Infatti, lo strumento fondamentale per il falconiere, oltre al guanto, è la bilancia. È la bilancia perché è l'unico modo per capire se questi animali sono in salute.
è l'unico modo per avere un rapporto ottimale, per salvaguardare il benessere dell'animale e pesarlo quotidianamente. Tu Maurizio fai anche educazione ambientale per i ragazzi, mi dicevi, per i bambini che sono molto incuriositi da questa attività. Grazie a Guferia riesco ad entrare nelle scuole con progetti di educazione ambientale che sono volti alla conoscenza del nostro territorio. Siamo all'interno del Parco Nazionale della Maiella, quindi vado a descrivere quelle che sono le dinamiche della vita, dell'ecologia, del bosco, ma anche attività, laboratori ludici anche per i più piccoli, dal gufo collage, con gufetti colorati, ad attività che richiamano lo stare all'aria aperta. Bene, senti, invece cosa dici di questo di Mauro? Mio ospite qua? Sì, tu oggi sei in compagnia di Mauro. E Mauro è il Barbagianni che ho da più tempo, lui ha 3 anni, è nato nel mio allevamento perché Guferia è anche allevamento amatoriale di rapaci notturni, principalmente Barbagianni. A quanto pare i Barbagianni sono i migliori rapaci con i quali intraprendere questa strada della falconeria. Si prestano sia come carattere sia come dimensioni a chi si avvicina alle prime armi. Oggi abbiamo anche una sorpresa, sì. Dei piccoli che hanno una 20ina di giorni, meno di un mese. Sì, ve li faccio vedere volentieri, anzi li imbeccheremo assieme. Bene, bene. Senti, ma loro sono più, come si può dire, malleabili dal punto di vista dell'educazione rispetto per esempio ai gufi più grandi? Allora, tutto il mondo che ruota attorno ai rapaci notturni si presta di più a coccole e carezze. Ah, ecco. Sono molto più, diciamo, sono molto più adatti nella gestione e nel contatto. Ci danno la possibilità di essere coccolati ed accarezzati senza andarli a stressare. Possiamo coccolarli, possiamo giocare assieme a loro senza infastidirli, perché a quanto pare anche loro nell'ambiente naturale vivono in raggruppamenti, in famiglie allargate. Passano la notte tutti vicini, hanno uno stretto contatto. E un po' addirittura alcuni scienziati utilizzano lo stesso termine usato per lo scimpanzé e dicono che i rapaci notturni, queste famiglie fanno il grooming. Nello scimpanzé è uno spulciarsi. Sì, sì, sì. Riferito ai rapaci notturni è proprio questo toccarsi, questo vivere vicini in famiglie allargate. E questo facilita, facilita il nostro contatto e la gestione con loro rispetto ai rapaci diurni, che sono molto più attivi e nascono per la caccia. Bene. Senti, mi dicevi prima che fosse possibile vedere qualche volo? Sì.
adesso Maurizio, chi sono questi tre ospiti? Questi sono gli ultimi nati nel mio allevamento, sono tre pulli, perché così si chiamano i piccoli dei rapaci, sono tre pulli di Tito Alba, di Barbagianni. Sono tre fantasmini, io scherzando anche sui social, sulle mie pagine, li descrivo sempre come dei fantasmi. E perché? Perché loro hanno dato voce a quelle leggende che parlano delle presenze nei casolari, nei fienili. Per questo strano verso che per fanno? Per il verso questo... sgraziato, questo soffio che di notte poi ci spaventa. E adesso che gli stai dando da mangiare? Allora, loro, come tutti i rapaci notturni, la loro alimentazione migliore va verso i roditori, i ratti. E questa infatti è tutta carne di ratto, tutti animali che tutto pet food che si compra congelato, è un modo per abbattere termicamente diciamo patologie possibili, possibili virus, e quindi dare un cibo controllato. Loro crescono molto velocemente, immagina che in due mesi e mezzo prendono l'abito dell'adulto, abbandonano questo piumino già tra qualche settimana, abbandoneranno ancora un altro mese e prenderanno quel meraviglioso abito tipico del Barbagianni. Tu Maurizio sei un esperto, anche perché sei laureato in scienze naturali, vero? Sì, io questo diciamo è il mio habitat migliore al quale potevo insomma arrivare, proprio perché avendo studiato scienze naturali vado matto per la natura, per gli animali, e questo mi dà modo anche poi di far conoscere questo meraviglioso mondo anche agli altri. Bello, bello. Sono contento di questa cosa, perché sei anche una persona che vive la tua vita secondo quello che volevi fare, secondo il tuo entusiasmo, la tua passione. Mi piace tanto. Ti ringrazio. Io poi ho trovato questa strada della falconeria moderna e mi sta dando grandi soddisfazioni, sia con l'allevamento, riesco a portare a termine 2-3 covate ogni anno dalla stessa coppia. Questo vuol dire che la coppia che ho in riproduzione si trova bene, che ho ricreato un habitat, un ambiente ideale per la loro riproduzione. Questi esemplari, non so se si riescono a vedere, che anche loro hanno già l'anellino inamovibile sulla zampina e sono stati denunciati al CITES, al Carabinieri Forestali, proprio perché ci sono dei regolamenti, delle leggi che vanno a tutelare la compravendita di questi animali. Senza documento CITES c'è il penale,